Ci troviamo all'interno della Galleria L'Impronta in via Regina Margherita nel borgo Umbertino di Taranto e siamo in compagnia di Enzo Risolvo. Non possiamo che parlare di tradizioni e in particolare di quelle legate a San Cataldo. Sì, di quelle legate a San Cataldo. Ieri c'è stata la processione a mare, in questi tre giorni ci sono i festeggiamenti, la processione a mare, e poi ci sono tutta una serie di iniziative come la fiera che stanno facendo in via Garibaldi, che è un fatto a mio parere positivo, perché dobbiamo rivitalizzare la città vecchia, e poi la riscoperta di tutte queste notizie, leggende, Afer d'Urwagnar, la scammiciata. Allora, questa sera mi hanno invitato a tenere questo piccolo intervento proprio su tutte quelle che sono le leggende e la storia di San Cataldo. La gente vuole sapere e il piacere di poter offrire quello che è il nostro, mio modesto contributo. Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e grazie alla disponibilità dell'associazione L'Impronta e quindi di questa galleria. Ma più che una galleria, io spero che diventa un salotto della cultura, in modo che infatti fra poco apriremo una sezione letterale che guiderà Nino Palma su questa sezione. E man mano poi ci allargheremo di più, perché l'idea iniziale era, oltre alla sezione arte figurative, letterale, e la sezione teatrale, che è pure una parte della cultura, pertanto ci allargheremo piano piano.